chiamo Francesco Marino Mannoia, nato a Palermo 5 marzo del 51. Benissimo, risolviamo preliminarmente il problema della veste che deve assumere il Marino Mannoia in questa sede, se il pubblico ministero ci dà qualche informazione. Probabilmente informazioni più aggiornate potrà darci il suo difensore. Ritengo comunque tutte le pendenze di Mannoia dovrebbero essere definite e quindi andrebbe sentito come testimone assistito, ma chiediamo conferma al suo avvocato. Possiamo anche interpellare direttamente l'interessato. Marino Mannoia, lei ci dà qualche notizia? Ha processi in corso in Italia ancora? Io i procedimenti sono in via definitiva. Ma in ogni caso, signor Presidente, qui negli Stati Uniti io sono un testimone, quindi non fa differenza. Mi assumo io stesso la veste del testimone. E lo è anche per noi, perché mi sembra di capire, se non ci sono osservazioni al riguardo, che il Marino Mannoia deve essere esaminato ai sensi dell'articolo 197 bis quale testimone assistito. Ci sono osservazioni, avvocato Donzelli? Nessuna osservazione, anche io ritengo debba essere sentito ai sensi del 197. Avvocato Fabbri? Sì, Presidente, volevo rappresentare alla Corte che da circa un anno e mezzo noi attendiamo notizie di una sentenza emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Palermo che dovrebbe passare in giudicato, se non che dopo lunghi incontri avuti con la cancelleria, l'ultima notizia che io ho avuto è che hanno difficoltà a notificare l'avviso al Marino Mannoia, per cui io non so se quest'ultima sentenza sia passata o meno in forza di giudicato. Che cosa si riferisce questo processo? Sono alcuni omicidi verificatisi intorno agli anni 82-85. Il Marino Mannoia ha reso dichiarazioni, lo chiedo al pubblico ministero, sui fatti per cui si procede precedentemente? Fa riferimento a questo processo, ha reso dichiarazioni al pubblico ministero? In questo processo, in fase di indagine preliminare, no, sì. Lo chiedo perché non cambia la veste di testimone assistito, perché si tratta di un imputato probatoriamente collegato ai sensi dell'articolo 371, certo, comma secondo, lettera B del codice di procedura penale, e quindi sia che siano passate in giudicato tutte le sentenze pronunciate nei suoi confronti, sia che vi sia ancora un procedimento pendente, la veste non cambia e quindi è e rimane testimone assistito. E quindi invito il Marino Mannoia ad alzarsi in piedi. Egli evidentemente non dispone della formula di impegno prevista per i testimoni, è pregato di ripeterla e di recitarla insieme a me, consapevole della responsabilità. Mi passate il foglio per cortesia. Consapevole della responsabilità civile. Consapevole della responsabilità morale e giuridica. Morale e giuridica. Che assumo con la mia deposizione. Che assumo con la mia deposizione. Mi impegno a dire tutta la verità. Mi impegno a dire tutta la verità. E a non nascondere nulla. E a non nascondere nulla. Di quanto è a mia conoscenza. Di quante mie conoscenze. È caduto il collegamento in video. Ripristiniamolo. Di quante mie conoscenze. Va bene, grazie. Allora può sedere. Aspettiamo solo qualche attimo che venga ripristinato il collegamento in video. Grazie Presidente. Signor Mannoia, buongiorno. Buonasera. Signor Presidente. E,
sono al Pubblico Ministero, il dottor Ingroia. Senta, soltanto le premetto il tema delle domande a cui le verranno poste. Sono a proposito delle sue conoscenze sull'omicidio di Mauro De Mauro, tema sul quale lei è già stato interrogato da me personalmente, comunque dal mio ufficio, l'11 settembre 2001 in rogatoria negli Stati Uniti, come lei ricorderà. Senta. Sì, è una data che non si può scordare. Esatto. Senta, lei da quando collabora con la giustizia? Da settembre-ottobre dell'89. Dell'89. Lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì, ho fatto parte di Cosa Nostra a partire ufficialmente dall'inizio del 1975. Appartenevo alla famiglia di Stefano Bontade. E cioè? Come si chiamava la famiglia di Stefano Bontade? La famiglia di Santa Maria del Gesù. Sì. Senta, lei in particolare, proprio da Stefano Bontade, ha preso notizie sull'omicidio di Mauro De Mauro? La domanda è un po' suggestiva e quindi in questi termini non è ammessa. Era per saltare una domanda interlocutoria. Arriviamo al risultato troppo presto. Cominciamo ad andarci per allora, lei ha mai avuto notizie relative all'omicidio di Mauro De Mauro? Se mi consente vorrei un po' articolare la risposta. Io già dai primi anni 70 gravitavo attorno a Cosa Nostra, agli uomini di Cosa Nostra, ma naturalmente non ne facevo parte come membro a tutti gli effetti, come non ero stato iniziato a far parte ufficialmente di Cosa Nostra. E già quindi da tempo io frequentavo membri che poi successivamente, dopo la mia iniziazione, ho conosciuto, mi sono stati presentati come uomini d'onore. I fatti risalgono moltissimi anni fa, se non prendo errore parliamo dell'inizio degli anni 70, del 70, 71, 70 credo. Ora, le notizie che io ho appreso, io le potrei articolare in questi termini: sono notizie apprese in una veste certamente suggestiva e non in una situazione dettagliata nei particolari come una confessione. Io posso dire questo, che sì, ho appreso all'interno della famiglia di mia competenza, quindi quella di Stefano Bontade, che in special modo da parte di Stefano Sono Bontade e da altri componenti che avevano partecipato al sequestro e all'eliminazione del giornalista Mauro De Mauro. Voglio fare presente che a quell'epoca di questo omicidio le persone più importanti, diciamo un aggettivo, i pupilli di Stefano Bontade, che erano alle sue dirette dipendenze, erano Gaetano Grado, Nino Grado, Manuele D'Agostino, Girolamo Teresi, e altre persone di cui all'inizio, poi dopo un po' di tempo, anche Pietro Vernenga, mio cugino. Ora, io ricordo di aver appreso di questo interesse particolare, che era soprattutto da parte di Stefano Bontade a eliminare
Mauro De Mauro, ma vi era un interesse che si allargava all'interno, diciamo, dei componenti che gestivano Cosa Nostra, che a quell'epoca vi era un triumvirato che era composto da Stefano Bontade, Salvatore Reina, Gaetano Batalamenti e in un primo tempo da Luciano Liggio. Adesso non ricordo esattamente, perché sono passati tantissimi anni, se Luciano Liggio già in quel momento, periodo storico di cui parliamo dell'omicidio di Mauro De Mauro, era stato già tolto dall'incarico come diciamo diciamo responsabile di questo triumviario che gestiva l'intera Sicilia, l'intera organizzazione di Cosa Nostra. Gli interessi si espandevano un pochettino, ma io devo dire con tutta sincerità, a prescindere dal giuramento fatto, che la cosa era un po' allargata. La cosa era un po' allargata perché andava anche a interessare il che a quel tempo era fidanzato con la sorella di Stefano Bontade, era il rappresentante del Rieti, Peppe Di Cristina. Anche lui era interessato a questa vicenda. Poi io, successivamente, dai partecipanti appresi in qualche modo la partecipazione di questo sequestro. E adesso non mi sto a ricordare i momenti in particolare. Inoltre mi ricordo un particolare molto importante, che verso la metà degli anni 70, che io già facevo parte di Cosa Nostra a tutti gli effetti, vi è stata una notizia data che nei pressi della circonvallazione, nei pressi del Bebiluna, vi era un altro bar chiamato Sette Bello. Sotto questo sotto il ponte, diciamo, di questo del Fiumoreto, alle falde, appunto, nelle vicinanze del Sette Bello, Nino Bontade, Emanuele D'Agostino ed altri componenti della famiglia di Stefano Bontade, poiché dovevano fare dei lavori in questo, sotto questo ponte, dovevano scavare con delle ruspe, poiché quello era un cimitero usato dalla famiglia di Stefano Bontade come sepoltura di cadaveri di persone eliminate, perché a quel tempo ancora non esisteva il metodo dell'acido, a quel tempo si usava sale chimico per fare in modo che il corpo andasse in decomposizione fare in modo di accelerare la decomposizione del corpo. E mi ricordo in quell'occasione che mi fu detto da Nino Bontade che tra le tante persone che noi ci siamo trovati a levare, alcune di recente sepoltura, altre di vecchia data, in quel posto esatto vi era sepolto anche Mauro De Mauro, il giornalista. Ora, se la signoria Voccia vuole fare altre domande più approfondite. Sì, senta, innanzitutto, quando lei ebbe le prime notizie relativamente alla scomparsa di Mauro De Mauro, dopo che era già divenuto uomo d'onore o prima? Ma io credo successivamente, non, le direi una cosa incerta, perché
le dico questo. Io frequentavo già queste persone, avevo già partecipato a molti delitti per conto di Cosa Nostra, perché io ero sempre insieme a mio cugino Pietro Vernello, che era della stessa famiglia, che fu combinato qualche anno prima. Nella casa paterna di Pietro Vernello, al Ponte Ammiraglio, si facevano spesso delle feste, il quale veniva spesso Salvatore Reina, perché in quel periodo credo che Stefano Bontade fosse ancora in carcere per i 114, e da lì a poco sarebbe stato allontanato al confine insieme a Badalamente in una provincia di Perugia. E mi ricordo anche, facendo riferimento a Don Reina, casomai possa fare qualche domanda se l'ho conosciuto o meno, e qualche tempo dopo, all'insaputa di Stefano Bontade, dottor Reina organizzò insieme a Calò il sequestro Cassina. Dopo, in quell'occasione, che poi è stato il motivo del pentimento di Vitale, di quel ragazzo che poi fu eliminato, che era della famiglia della Zisa, appartenente a Pippo Calò, Leonardo Vitale, il quale ha collaborato, l'hanno preso per pazzo e via discutendo, perché hanno usato la macchina, una lancia intestata che era di Franco Scrima, hanno convocato diverse volte questo Vitale alla questura, e questo poi ha ceduto e la cosa si è saputa, e questo per paura si è fatto collaboratore, si è fatto pentito, ma i tempi erano diversi. La mia domanda comunque, per quanto riguarda lo Stato, la mia domanda comunque era di cercare di collocare nel tempo quantomeno rispetto alla data della scomparsa di De Mauro, se lei ricorda di averlo appreso poco tempo dopo o qualche anno dopo. Stavo finendo questo argomento, e poi stavo parlando del sequestro Cassina. In quell'occasione il signor Salvatore Reina regalò un milione a quelli sposati e 500.000 lire a quelli scapoli, tra cui anche a me. Tanto chiudiamo questa parentesi. Le riconfermo il discorso che può anche darsi che io l'abbia preso da Nino e Gaetano Grado o da Emanuele D'Agostino, perché eravamo sempre assieme. Lo abbia anche appreso, e già avevamo partecipato insieme ad alcuni delitti, lo abbia anche appreso un po' di tempo prima di io diventare ufficialmente un uomo. Ho capito. Ma in particolare lei ha preso notizie... Ci fermiamo un attimo perché manca il video. Sì, ci sentono ma non li vediamo noi. Vabbè, no, lei faccia in maniera che compaia l'immagine su di... Dobbiamo interrompere, vabbè. Vorrei sapere, vabbè, ma non lo vedono neppure, la difesa lo vede? No. Le confermo che anche a Milano non abbiamo più il video di Mannoia. Purtroppo è una cosa che si sta ripetendo un po' spesso in queste teleconferenze fra gli Stati Uniti e l'Italia. Cosa vuole fare? Purtroppo i mezzi tecnici... Io prendo tre aerei per venire in questo... Prendo tre aerei per venire in questo bunker. E diverse volte sono ritornato indietro, senza completare la teleconferenza. Un attimo di pazienza che provvederemo. No, la prego, per me non ha importanza. Ci fermiamo un attimo in attesa che venga riattivato il collegamento in video. Prego, pubblico ministero. Sì, allora devo riprendere il filo. Quindi la domanda che stavo ponendo è, ma a parte, lei ora ha fatto riferimento a colloqui
con Gaetano Nino Grado. La mia domanda specifica era quella da cui eravamo partiti. Lei ricorda se ha avuto colloqui specifici con Stefano Bontate invece? Sì, con Stefano Bontate ho... Ricorda, ricorda dove... Allora, ricorda innanzitutto dove e quando. Non posso precisare, visto il passare del tempo, quando questo sia esattamente avvenuto. Sì. E dove? Non lo posso ricordare con esattezza. Io procuratore. Sì. E dove? Sicuramente da Maiocco, dove noi ci vedevamo sempre nella sua tenuta, nella tenuta di Maiocco. Di Maiocco. O anche magari. Ecco. Magari così quando eravamo in macchina, non lo so. Ricorda cosa disse Bontate? No, non mi ricordo con esattezza. Ricorda se vi furono... Io mi ricordo così vagamente di questo. Dei riferimenti specifici. Se lei mi vuole fare le contestazioni, facciamo contestazioni. Se lei è possibile farmi le contestazioni, può anche darsi che io possa dare un ulteriore approfondimento, perché è passato tanto tempo. Presidente. Le situazioni che io appresi era che... E quanto concerne Mauro De Mauro, a prescindere che era un giornalista nel suo campo certamente molto valido, era come un investigatore. E mi ricordo anche che vi era qualche, lui aveva la possibilità, diciamo, o chiamiamola bravura, non so come definirla, che vi erano alcune notizie che lui aveva la capacità di poterle, diciamo, non certamente i dettagli di cose che lui andava così, diciamo, a investigare, ma aveva come delle dritte, come qualche piccola informazione che si lasciava trapelare e che lui faceva bagaglio quindi di ulteriore, diciamo, poter comporre alcune tasselle del mosaico delle sue accertamenti. Sì. Ma ricorda se in quei colloqui Bontate fece dei riferimenti ai fratelli Grado con riferimento a De Mauro? Sì, io l'ho precisato prima. Se lo può precisare meglio. I fratelli Grado erano le due persone più importanti di Stefano Bontate, i due pupilli di Stefano Bontate, Nino e Gaetano. Gaetano poi negli anni successivi si è lasciato un po' perdere con la sua andata a Milano il suo comportamento da playboy nel milanese, quindi Stefano poi lo ha trascurato un pochettino, ma poi ha avuto una relazione, ha avuto un bambino con una donna, ma Tanino si è allontanato e viveva moltissimo del suo tempo a Milano. Ora la mia mente è confusa e io non vorrei essere scelto di affermare. Io in un primo tempo credo di ricordare che proprio Gaetano ha partecipato a questo sequestro. Facendo un ricordo nelle cose, poi mi viene il dubbio se siano stati tutti e due o solo Antonino, il fratello. E quindi questo dubbio mi rimane. Presidente, siccome ci sono delle parziali difformità alle precedenti dichiarazioni delle indagini preliminari, procedere alla contestazione. Contestazioni, prego. Si tratta, per le difese, dell'interrogatorio reso da Marino Mannoia Francesco l'11 settembre 2001, pagina 7 e seguenti. Per 7-8 diciamo, è tutto il tema, leggo dalla trascrizione.
E a domanda del pubblico ministero. Forse ce n'è una anche prima adesso. Sì, però questo è quello più dettagliato. Ascolti la lettura della contestazione. Allora, lei dice: sono entrato ufficialmente a far parte di Cosa Nostra nei primi mesi del 75, dell'anno 75, in un'epoca che non so precisare, successivamente, dopo qualche anno circa, Stefano Bontate, unitamente a Salvatore Federico, Girolamo Teresi e Pietro Loiacono, eravamo così assieme nella località Maiocco, dove spesso ci riunivamo nella proprietà di Stefano Bontate, e Stefano era un po' amareggiato e parlava e sfogava con le suddette persone, in particolare con Pietro Loiacono e Girolamo Teresi, del comportamento un pochettino, diciamo, stravagante dei fratelli Grado. Stravagante, l'ho preciso in che senso. Stefano ribadiva che i fratelli Grado erano stati sin dall'inizio i loro pupilli, che erano due delle persone più valide che Stefano Bontate aveva in famiglia, in seno alla sua famiglia, e che avevano partecipato a situazioni riguardanti Cosa Nostra molto delicate. E quindi Stefano se ne vantava moltissimo di questa compagnia, di queste persone, di questi giovani. E lei, per pubblico ministero, le chiede di precisare chi si riferisse ai fratelli Grado. Lei precisa Nino e Gaetano, perché Salvatore fu combinato in un'epoca successiva, nel 79, se non ricordo male. Poi, proseguendo, lei dichiara: in particolare la lamentela di Stefano Bontate si riferiva al fatto che i fratelli Grado da tempo avevano scelto di soggiornare moltissimo a Milano. A Stefano non piaceva il tenore di vita, perché erano circondati da ragazze, una vita che non si addiceva al costume di Cosa Nostra, erano un po' distaccati. Loiacono e Teresi intervenivano in loro difesa, in difesa dei fratelli Grado. Dopodiché, il passaggio è questo: in quell'occasione io appresi che lui ha detto in generale ai fratelli Grado che hanno partecipato a importanti situazioni, come il caso Mauro De Mauro. Ora, io adesso non posso precisare con assoluta certezza se parteciparono tutti e due i fratelli o ne partecipò uno, perché avevamo un'atmosfera particolare, eccetera. Quindi il punto è che lei all'epoca dichiarò che fu Bontate a dire che loro erano stati coinvolti in cose particolarmente delicate, e in particolar modo nel sequestro di Mauro De Mauro. A ricordo di questa circostanza, dopo la mia contestazione? Sì, io non la volevo interrompere, mi sono bastate le prime parole. Sì. E il fratello che è stato combinato poi nel 79 insieme ad altri è stato combinato appunto perché sia Gaetano sia Antonino si sono riavvicinati a Stefano, facendogli capire che erano cambiati con quel tenore di vita nell'ambito di Milano, e quindi hanno così fatto in modo di far combinare, entrare a far parte anche il fratello Salvatore in Cosa Nostra, per ricomporre fino a quanto a Teresi e Loiacono facevano da intermediari per mettere, diciamo, la parola buona nei confronti di Stefano, per convincerlo che i ragazzi, diciamo, i fratelli erano cambiati. Quanto riguarda il discorso che Stefano mi dice che avevano partecipato a situazioni molto importanti, c'entra anche il fatto della strage di Viale Lazio, e quindi, ma c'entra anche il fatto di De Mauro, visto che erano, diciamo, sì, certamente. Vabbè. No, quando si parla di importanti situazioni, di importanti, sì, sì, ho capito. Senta, un'altra domanda, signor Mannoia. Lei, parlando con Bontate o con altri, ma in particolare con Bontate, le disse nulla Stefano Bontate in quella circostanza o in altre circostanze successive in ordine al movente dell'omicidio, cioè perché Mauro De Mauro era stato ucciso? Lei già ha detto qualcosa, lei ha fatto riferimento al discorso del fatto che Mauro De Mauro era un investigatore, forse aveva delle fonti, ma fu fatto riferimento da Bontate ad altri fatti delittuosi che Mauro De Mauro aveva scoperto o stava scoprendo, per cui bisognava eliminarlo? Senta, signor procuratore, io qui
ho l'obbligo di essere certo e con assoluta, senza ombra di dubbio, ad affermare quello che dico a questa Corte. E non avendo la certezza, anche perché è passato tanto tempo, non le nascondo, anche se no, non sembra, è un periodo che non sto sia fisicamente che psicologicamente bene. Posso dire qualche frammento, sì. ma non posso andare più in là. Sicuramente c'erano interessi molto più importanti, come la morte, diciamo, di Matteo. E come la morte di Matteo, nel senso che qualcuno disse esplicitamente che c'era un collegamento fra la scomparsa di Mauro e la morte di Mattei? Sì, perché vi erano interessi anche, come ho detto, di Beppe Di Cristina, che allora rappresentava, diciamo, era diciamo il responsabile della di Cosa Nostra quanto concerne, diciamo, regionale, e anche interesse di Pippo Calderone, non di Nino, del fratello, che era rappresentante di Catania. Ora io non mi ricordo di poter affermare altri particolari. Non sono sicuro di poter affermare con certezza particolari che possano illuminare questa Corte e la signoria vostra. Quindi, da quello che lei ricorda, comunque non era interesse soltanto di Cosa Nostra palermitana innanzitutto, ma c'era un interesse di Cosa Nostra, diciamo, siciliana, anche di altre parti della Sicilia. No, di alcune persone molto importanti, ma quelle che gestivano Cosa Nostra, perché ancora le famiglie non si erano riformate, appunto, nel palermitano, diciamo, era Salvatore Reina, Stefano Bontate, Gaetano Batalamenti. Da lì a poco poi le famiglie si sono ricomposte e quindi il giumbiario è finito e Batalamenti hanno creato la commissione, il capo della commissione, e ognuno ha avuto poi i propri ruoli che gli spettavano. Senta, lei il punto è questo. Io siccome anche qui, Presidente, è una leggera, però mi sembra importante, può aiutare il test a ricordare ulteriori particolari. C'è una leggera divergenza in relazione ad un altro passaggio dell'interrogatorio, quindi procederei alla lettura di questo passaggio. Faccio riferimento a pagina 14 della trascrizione, sempre dello stesso interrogatorio dell'11 settembre 2001. Lei aveva già in questo interrogatorio fatto cenno, come ha fatto cenno oggi, alla morte di Enrico Mattei e a un possibile collegamento fra la scomparsa di Mauro De Mauro e la morte di Enrico Mattei. E lei ha dichiarato a un certo punto: ora va precisato un'altra cosa, io vi giuro sulla mia famiglia non ho niente da nascondere e niente da occultare, ma è giusto precisare che non tutti i membri di Cosa Nostra sono a conoscenza di tutti i particolari, altrimenti Cosa Nostra non avrebbe potuto esistere negli anni, e ci sono fatti che per naturalezza si capiscono che sono abbastanza importanti, abbastanza gravi, e che non è il caso di far arrivare, diciamo, questi commenti. Ma noi dalla famiglia di Stefano Bontate sapevamo che era un fatto, sta parlando sempre di De Mauro, che era un fatto molto delicato e che non si limitava alla Cosa Nostra addirittura siciliana. Ma io di questo non voglio approfondire perché non sono riuscito a sapere, anche perché non mi interessava, non ho indagato su questi fattori. Poi il pubblico ministero le chiede: ma che non era solo Cosa Nostra siciliana, venne fuori dai discorsi fatti con chi? Con Federico e Teresi o con Bontate? Lei risponde: Federico e Teresi. Però poi, diciamo, non è riuscito a precisare qualcosa di più. Ora io provo a chiederle nuovamente.
Quindi non solo non era, c'erano interessi esterni a Cosa Nostra palermitana che riguardavano Cosa Nostra, tutta Cosa Nostra siciliana, ma da quella sua risposta sembra che lei si riferisse anche a interessi esterni a Cosa Nostra. Le fu detto questo o fu semplicemente una sua deduzione, una sua idea? No, come deduzione io non ho mai affermato cose che io posso dedurre. E allora? Non hanno nessun peso, non hanno nessun peso in un'aula di giustizia. Io ribadisco che sono passati tantissimi anni e le cose si sbiadiscono. La mente va cercando di disintossicarsi a pensare ai fatti del passato. Le cose che ho vissuto personalmente certamente le ricorderò per tutta la vita. Le cose raccontate o comunque confidate in questi termini certamente così abbastanza delicati, perché altrimenti, come la signoria Boscia ha dato lettura, Cosa Nostra si sarebbe estinta già da molto tempo. Non possono essere a conoscenza di che sia, e quindi sono in una maniera molto riservata. Io posso semplicemente far forza nel ritornare a convincere me stesso, nel ricordare che quando si parla, come la signoria Boscia ha detto, che era un interesse che si allargava a oltre a Bontade, Reina e Gaetano Badalamenti, che riguardava altri componenti molto importanti di Cosa Nostra siciliana, che non era un interesse solo siciliano. Io non ho riferimenti molto importanti, quindi non mi sento di potervi dare di aggiungere altro in questa situazione. Certamente vi erano degli interessi, posso dire solo due parole. Naturalmente in base alla mia risposta poi ci saranno le controdomande, ma io vi posso dire solo che credo di ricordare che vi erano interessi anche da parte di Cosa Nostra americana. Non mi ricordo altro. Ma almeno si ricorda chi lo disse che c'erano interessi di Cosa Nostra americana? No, chi lo disse non mi ricordo. E da quello che è il suo ricordo, ma certamente io avevo a che fare con Stefano Bontade. E diciamo, le faccio una domanda ovvia, ma la sua risposta è chiara, ma ho il dovere di fargliela. E Bontade disse altro sul motivo per il quale Cosa Nostra americana era interessata alla scomparsa di De Mauro? No, non lo ricordo. Non lo ricordo. Come ho detto tutte queste cose, posso dire anche che l'interesse particolare quanto riguarda Cosa Nostra siciliana era soprattutto di Stefano e non tanto di Totò Reina, ma l'interesse era pilotato soprattutto da Stefano Bontade e da Gaetano Badalamenti. Perché fa questa distinzione? Perché sia perché fu fatto a Palermo, sia perché fu seppellito nel nostro territorio, e per tanti svariati motivi che adesso non ho i ricordi abbastanza lucidi. Senta, un'altra cosa. Lei poc'anzi ha fatto riferimento appunto al seppellimento e al fatto che all'epoca in cui scomparve Mauro De Mauro non si usava l'acido per i cadaveri, per sciogliere i cadaveri. Ora, sì. Ora io non ricordo se lei poi ha fatto, ha approfondito questo tema, cioè, e quindi le pongo la domanda,
In epoca successiva lei sa se qualcuno si pose il problema di utilizzare l'acido sul cadavere già seppellito di Mauro De Mauro? Sì, questa fu anche se noi lavoravamo, come ben si sa, io e i miei parenti di Bernengo, lavoravamo nella trasformazione della morfina in eroina e usavamo potentissimi acidi. Nessuno è venuto a questa idea, perché si usava il metodo così antico, diciamo. È stata una novità che ha portato Salvatore Inzerillo. Sì. E di questo c'è stato un grande successo, perché non rimaneva niente, liquido era, liquido restava. Solo se c'era qualche oggetto di plastica o qualcosa, diciamo, che poteva avere un addosso, ma non rimaneva niente delle ossa, niente, un liquido completo. Mi ricordo, l'abbiamo usato anche da Maiocco. A cominciare da quale periodo? Un'ora e qualcosa. Ma credo 77. 76, 77. E allora la mia domanda era: qualcuno pensò di riesumare qualche cadavere per distruggerlo con l'acido? Sì, come infatti le persone, e non mi ricordo se appunto, perché purtroppo Cosa Nostra è questa, e a prescindere di Cosa Nostra, quando si è provveduto a far pulizia dei cadaveri seppelliti sotto il ponte e nei pressi del Settebello, io credo che già, se non ricordo male, perché siamo adesso il 76, e già vi era già in funzione questa possibilità dell'acido, quindi non so precisare l'anno preciso, ma dal 76 in poi, in questo periodo così. Quindi fu fatto, nei confronti di qualche cadavere venne fatto. Sì. Precisiamo, perché non si comprende, nei confronti di qualche cadavere fresco o riesumato. Esatto, e se mi dà la possibilità di concludere gentilmente. Io mi ricordo che anche in quell'occasione di cui stavo parlando fu usato questo. Successivamente fu usato sia per altri delitti di cui io personalmente, diciamo, ho assistito. E inoltre, anche durante la mia carcerazione, quando furono eliminate nel Baglio Bontade Girolamo Teresi, Salvatore Federico, il fratello e Giuseppe Di Franco, in un primo tempo sono state seppellite nelle vicinanze delle falde del Fiumoreto. Poi hanno provveduto a trovare l'acido adatto che gli fu fornito da un'argenteria, perché era un acido che si usava nell'argenteria. Hanno riesumato questi cadaveri, questo mi fu detto da Pietro ieri personalmente, che ha partecipato a questa eliminazione, e li hanno disciolti nell'acido per non restare tracce. Quindi poi è stato usato moltissimo. Allora, non vorrei, diciamo, addentrarmi in questi particolari un poco macabri, ma è inevitabile. Questo fu fatto nei confronti di cadaveri che erano stati seppelliti da poco tempo o anche cadaveri che erano stati seppelliti da anni? Ma quanto concerne cadaveri seppelliti da anni, io il mio ricordo più fresco è questo che ho riferito, che riguarda queste quattro persone. E quindi quanto tempo era passato? Non mi ricordo a che distanza fu fatto. Non mi ricordo, perché sono state eliminate nell'81, io non andai a chiedere quanto tempo sia passato, ma l'ho appreso
direttamente da Pietro Venengo e da Pietro Aiere verso l'84. Quindi non le so dire se è passato un anno o meno. Senta, un'altra domanda, ma qual era la necessità di riesumare questi cadaveri per diceglie con l'acido? Fu detto? Chi lo disse? Di chi fu l'idea? No, appunto, come dicevo, questa idea, questa novità fu portata da Salvatore Inserillo. E naturalmente non si lasciava nessuna ciaccia, non rimaneva niente, rimaneva solo un liquido che veniva buttato nelle fogne. E quindi era una maniera sicura anche sotto tutti gli aspetti. Non è che si andava a pensare, diciamo, al fenomeno pentitismo, questo e quell'altro, anche se già i collaboratori di giustizia c'erano stati. Abbiamo parlato di Leonardo Vitale, che è stato in un'epoca recente, ma c'è stato anche un collaboratore di giustizia 50 anni fa, che era un medico del Corso Calatafini, che usciva tutti i giorni a puntate nel giornale L'Ora, come usciva e Buscetta, Contorno e altri, che ha raccontato le stesse cose che hanno raccontato i Buscetta, i Mannoia, i Contorno e tutti gli altri. Senza una parola differente, cambiavano solo le persone all'epoca. Questo me lo confidò, me lo raccontò, non confidò, me lo raccontò perché era pubblico anche ai cittadini comuni che andavano a leggere il giornale dal rappresentante di Roccella e Giuseppe Abbate, una persona veramente non sanguinaria, una persona molto degna che fu poi eliminata. E quindi queste cose poi sembravano una novità col subentro di questa collaborazione dei nuovi pentiti, ma queste cose si sapevano già 50 anni prima. Vabbè. Senta, e allora procedo anche qui a contestare un passo. Vediamo se delle sue dichiarazioni dell'11 settembre 2001. Lei su questo punto a un certo punto ha dichiarato, come ha detto poc'anzi, che era stato Salvatore Inserillo a introdurre il fatto dell'acido, e poi ha dichiarato: il Bontade, riferendosi all'utilizzo positivo dell'acido di distruggere le persone, mi disse che qualche volta dobbiamo fare un po' di pulizia, nel senso che dovevamo cercare di individuare le persone di un tempo seppellite, e in special modo, in particolare, le persone che potevano essere coinvolte altri esterni alla famiglia stessa, per poterli distruggere i resti nell'acido chimico. Ricorda questo colloquio con Bontade sull'uso dell'acido rispetto a cadaveri già seppelliti? Sì, questo è vero, solo che la ricerca noi potevamo in qualche modo cercare di rintracciare o localizzare quelli che noi avevamo seppellito, sì. Ma poiché noi, sotto le dipendenze del nostro mandamento vi era Villagrazza, vi era Molare, vi era altri, sì, aspetta, mi scusi se la interrompo, dovevano cercare, sì, prego. La mia domanda tendeva ad un altro aspetto, cioè in questa sua dichiarazione resa dal settembre 2001, lei ha detto, sostanzialmente ha fatto capire, che non erano poi tutti i cadaveri che erano stati seppelliti e andavano riesumati per scioglierli con l'acido, ma soltanto quei cadaveri relativi ad omicidi nei quali erano coinvolte persone esterne alla famiglia vostra. Conferma questo passo della sua dichiarazione? No, in quanto paura delle persone esterne alla famiglia, io confermo quello che ho detto, ma non era dettato da Stefano Bontade come situazione di preoccupazione nei confronti delle persone esterne alla famiglia, perché vi erano tanti tipi di collaborazione, perché a volte ci favorevamo, come stavo accennando, anche se la famiglia di Villagrazzo, di Molara, apparteneva al nostro mandamento, erano pur sempre delle famiglie che avevano il loro rappresentante, e a volte noi gli davamo, come nel caso un esempio che Calò ha portato a Giovanni Lalicata da noi da Magliocco,
Io, Emanuele D'Agostino, Federico e altri della stessa famiglia di Bontade, e l'abbiamo messo nella macchina e l'abbiamo consegnato a componenti della famiglia di Villa Grazia per seppellirlo. Allora non potevamo fare ricerche accurate, perché poi le località, le cose venivano modificate o per costruzione o per varie altre cose, quindi si potevano rintracciare quelli che si potevano rintracciare, non in special modo quando ci fu il pentimento di contorno, perché Buscetta non sapeva niente di cavolo nostro. Pentimento di contorno, siamo più avanti, scusi se la interrompo. Anche per contorno si è parlato con Nino Bontade, perché nel frattempo si era eliminata di fare alcune pulizie, diciamo, se nel raggio del nostro territorio. Ora però le leggo anche da Bontade è stato le leggo un altro passo del suo interrogatorio, così poi lei fa tutta la sua dichiarazione, diciamo, completa, avendo chiaro cosa dichiarò nel settembre 2001. Quindi procedo alla contestazione di un altro passo del medesimo interrogatorio, Presidente, pagina 10. Lei dichiara: la famiglia di Stefano Bontade, di cui io appartenevo, le persone venivano strangolate, eliminate, quasi tutti venivano sepolte alle falde del fiume Oreto. In particolare io ricordo un posto come alle falde del Settebello, dopo il Bebiluna c'è un altro bar che un tempo si chiamava Settebello, non so se si chiama ancora così, proprio alle spalle del Settebello, alle falde c'è un ponticello di sotto. E mi ricordo un altro particolare, che in questo periodo, verso il 76-77, vennero a informarci, lei l'ha accennato poc'anzi, che dovevano fare dei lavori sotto questo ponticello. E lì c'erano sepolti moltissimi cadaveri, uccisi, appunto eliminati e sepolti da parte della famiglia di Stefano Bontade e della famiglia di Villa Grazia, perché a volte ci favorivamo i posti. Altri cadaveri erano sepolti, ma io non sono riuscito a individuarli, anche se partecipai a uno di questi, non mi ricordo se è stato di Liborio o Lucera, nella località di Villa Grazia, sempre alle falde del fiume. E quindi i cadaveri erano collocati in questa litoranea, appunto alle falde del fiume Oreto. Riportando il discorso indietro, il Bontade mi riferì che una delle persone, il più importante che si doveva eliminare nel senso di fare l'utilizzo dell'acido, era appunto Mauro De Mauro, perché coinvolgeva esponenti di altre famiglie. Ma di questo discorso non si ebbe esito, perché non abbiamo riparlato più di questa situazione, perché di lì a poco tempo fu messo fuori famiglia Gaetano Badalamenti. Quindi all'epoca lei dichiarò che questo discorso di seppellire cadaveri per distruggerli con l'acido veniva fatto in relazione a cadaveri di omicidi particolarmente delicati, anche perché erano coinvolti persone strane alla vostra famiglia, e uno di questi cadaveri per il quale Stefano Bontade aveva pensato di riesumare per distruggere l'acido era De Mauro, cosa che poi non venne fatta perché Badalamenti poi venne messo fuori famiglia, così lei ha spiegato. Innanzitutto, rispetto a questa dichiarazione dell'epoca, dove c'è qualcosa in più di quello che lei ha detto, cosa ha da dire? Mantiene la dichiarazione rese oggi? No, io confermo tutto. Conferma, c'è cioè la dichiarazione confermo che ha reso tutto, all'epoca. Perché già avevo accennato a questi discorsi. Io confermo tutto e avevo già fatto, diciamo, una dichiarazione a proposito di questa cosa. Ma il discorso che non fu fatto è stato stoppato in questa maniera, ma io ribadisco, come avevo detto prima, che quelli che erano sotto il Settebello sono stati tolti, fra cui vi era seppellito anche Mauro De Mauro. Va bene, chiaro. Senta, mi inserisco e che faccio una domanda adesso, evitando di farla dopo. E che fine hanno fatto questi cadaveri, questi resti tolti da sotto il ponte del fiume Oreto nei pressi del Bar Settebello? Dove li avete trasportati? Che cosa ne avete fatto? Ecco, signor Presidente, purtroppo la cosa è un po' macabra, ma questa è la verità. Alcune che erano di recente sepoltura, ci siamo trovati di fronte a delle cose in stato di decomposizione.
altri che erano di vecchia data erano più maneggiabili nel modo di poterle mettere nei sacchi, mentre gli altri erano una cosa veramente da rabbrividire. E tutto questo è stato buttato nei bidoni e sono stati distrutti con l'acido. Vabbè. Senta, Mannoia, lei ha mai saputo se Mauro De Mauro conosceva uomini d'onore della vostra famiglia o altri comunque uomini d'onore dai quali aveva cercato di avere notizie? Io mi sembra che c'è la registrazione, io avevo accennato prima che non ricordo dettagliatamente i particolari, ma c'era qualcosa che Mauro De Mauro riusciva ad avere come qualcosa di informativo. Ma da chi non si è mai saputo? Per poter completare... No, so solo che durante un periodo, adesso non mi ricordo in che periodo è stato, Stefano, credo che c'era anche un qualcosa che riguardava anche questo nel ripulire anche questo fattore di questi cadaveri, tra cui quello di De Mauro. Ma non abbiamo avuto mai la certezza qualcosa che qualcuno della nostra famiglia potesse dare qualche informazione a De Mauro. Senta, non le venne mai detto qualcosa riguardo alle modalità del sequestro, il prelevamento di De Mauro, l'uccisione di De Mauro? Se Mauro deve, no, se Mauro De Mauro... mi ricordo solo che è stato sequestrato. No, mi ricordo che solo che ho appreso che è stato sequestrato, lo dovevano interrogare e poi l'hanno sciangolato. Ecco, lo dovevano interrogare, lei da chi l'ha saputo lo dovevano interrogare? Ma sicuramente da Stefano. E su che cosa dovevano interrogarlo? No, non mi ricordo i particolari. Senta, lei ha parlato prima del triunvirato. Lei dei componenti del triunvirato, a parte Stefano Bontate, chi ha conosciuto personalmente? Tutti e tre, Gaetano Battalamente e Salvatore Rina. E in particolare Salvatore Rina, attuale imputato del processo, quando lo ha conosciuto? Ma all'inizio degli anni 70 veniva... non dico, ma una o due volte alla settimana veniva, come ho detto prima, da Pietro Vennengo al Ponte Ammiraglio, dove facevamo delle feste per la sua venuta. Poi ho detto anche il fatto del sequestro Cassina, da quando ci ha regalato un milione e sposate 500.000 lire e scapole. A volte lo incontravo da inserirlo, lui camminava a quell'epoca con una 127, l'accompagnavo un ragazzo che non mi ricordo. E a volte ci vedevamo nella casa di Alfonso Gambino, uomo d'onore della famiglia di Salvatore Inzerillo, e ci vedevamo da Baio Maiocco. Sì. Senta, in quel periodo, nel periodo in cui Salvatore Rina era componente del triunvirato, per quello che lei sa, come funzionava questo triunvirato? Cioè le decisioni venivano prese collegialmente dai tre componenti del triunvirato, indifferentemente dalle zone in cui venivano commessi i delitti? Sì, la regola era questa, ma solo che poi durante, credo che Stefano Bontade
sia stato imputato per i 114 o fu allontanato per il confine e non è stato informato del sequestro Cassina, e da lì è nato un piccolo diciamo dissapore nei confronti di Salvatore Reina. Senta, e sa in quel periodo quale fosse il ruolo di Bernardo Provenzano? No, io con Provenzano l'ho già visto qualche volta così, una volta a Bar Ciros, una volta da Pietro Vernendo, ma non avevo frequenza con lui assidua. Quindi in quel stava un po' in ombra, diciamo, perché diciamo quanto concerne diciamo la famiglia De Colleone è stata da sempre molto riservata, al contrario delle famiglie palermitane come anche quella di Stefano. Loro erano molto, molto tradizionali nelle loro cose e non era facile che presentassero con facilità a componenti, nuovi componenti aggiunti, iniziati a far parte di Cosa Nostra, e non sempre camminavano assieme Totò Reina con Provenzano. Quindi in quel periodo, parliamo degli anni 70, nel periodo del triumvirato e soprattutto dal momento in cui Rina prende il posto di Luciano Ligio nel triumvirato, è operativo a tutti gli effetti, le decisioni a tutti gli effetti per conto dei corleonesi le prende Salvatore Rina? No, Salvatore Reina e Stefano Bontade e Gaetano Batalamenti. Sì, Salvatore Reina per conto importante, esatto. Erano loro che gestivano Cosa Nostra. Presidente, non ho altre domande per il momento, grazie. La parte civile, nessuna domanda? Avvocato Crescimanno, prego. Sì, Presidente, poche puntualizzazioni. Signor Mannoia, lei ha ripetutamente accennato ha parlato chiaramente del cimitero fra virgolette sotto il ponte dell'Oreto all'altezza del Babiluna o di quell'altro bar. Ha riferito che in quel luogo furono sepolti cadaveri anche provenienti da fatti interessanti più famiglie di Cosa Nostra. È in grado di precisare, oltre alla loro, alla sua famiglia e a quella di Villa Grazia, quali altre famiglie furono interessate a quegli omicidi i cui cadaveri vennero sepolti in quel luogo? Ma come altre famiglie io mi posso riferire, perché non mi è stato fornito un elenco delle persone che erano sepolte lì. E perché noi a quel tempo poi avevamo come mandamento anche, diciamo, oltre a Villa Grazia, Molara, avevamo anche Pagliarelli, quindi mi riferisco soprattutto alle famiglie di nostra competenza, alle famiglie limitrofe, diciamo, del nostro mandamento. Poteva essere un caso sporadico che qualche altra famiglia potesse avere avuto bisogno di un aiuto per occultare un cadavere, ma credo che in linea di massima riguardasse questi componenti di queste famiglie che ho elencato adesso. Con riferimento al seppellimento del cadavere di Mauro De Mauro, lei ha mai saputo se vi fu interesse di altre famiglie oltre a quella di Stefano Bontade, cioè alla vostra famiglia? No, così io non è che ho visto Mauro De Mauro in faccia, ma certamente non lo metto in dubbio quello che mi è stato detto, ma l'interesse era esclusivo della famiglia di Stefano Bontade e appunto è stato sepolto nel nostro territorio.
A proposito di interesse, le chiedo brevissime precisazioni. Lei ha parlato, o in qualche modo ne ha accennato anche ora, a un interesse al sequestro e all'omicidio di De Mauro da parte di Stefano Bontade. Seppe mai da Stefano Bontade o da altri a lui vicini all'epoca del fatto perché Stefano Bontade aveva questo interesse? Ma come le dicevo prima, questo interesse si allargava anche al suo cognato, che poi si sono lasciati, che era fidanzato con la sorella più grande di Stefano Bontade, che era il rappresentante di Rieste, in provincia di Agrigento, Beppe De Cristina, e si allargava anche a Pippo Calderone. Io mi ricordo che quindi Stefano Bontade fu investito anche, diciamo, dell'interesse di queste persone. Certo, è una vicenda abbastanza complessa, ma io purtroppo non mi ricordo particolari che possano avere un'importanza fondamentale in questa vicenda, purtroppo. Le chiedo per completezza, quindi lei non sa quale fosse l'interesse di Cristina o quale fosse l'interesse di Pippo Calderone in questa vicenda a De Mauro? No, con esattezza no. Lei sa se Di Cristina era interessato in qualche modo alla gestione dell'ente minerario siciliano? Sì, questo lo so. E ha mai saputo se questo interesse per l'ente minerario ebbe influenza o no sull'interesse al sequestro e all'omicidio di De Mauro? Non lo posso né confermare né escludere. Per completezza su questo punto, Gaetano Badalamenti ebbe a sua volta interesse nel sequestro e nell'omicidio di Mauro De Mauro? Per quello che ha preso da Stefano, sì. Sempre per completezza, ha mai saputo quale fosse l'interesse di Badalamenti? L'interesse di Badalamenti era uguale a quello di Stefano Bontade. Un'ultima cosa. Sono stati due investiti da questa... Prego, prego, prego. No, completi, erano stati investiti tutti e due da questa... Completi, cioè, la risposta. Tutti e due avevano un particolare interesse. Che comunque lei non conosce. Sia Stefano Bontade, sia Badalamenti... Ricordo che avevano maggiore interesse rispetto agli altri in questa vicenda, perché erano stati investiti appunto di questi incarichi. Lei parla dell'investitura di questi incarichi da parte di Pippo Calderone e di Peppe Di Cristina? Io non ho i ricordi chiari, ma può anche darsi che vi siano cose che vadano molto più lontano da questo. Lei non è in grado di ricordare nient'altro oggi? No, non mi ricordo. A proposito dell'interesse di Peppe Di Cristina sull'ente minerario, lei ha mai saputo in concreto perché Di Cristina avesse questo interesse? No, in particolare non lo so. Sapevo che lui aveva questo interesse, se non ricordo male anche il fratello di Peppe Di Cristina, ma non mi ricordo particolari. Sapeva se lavorava o aveva lavorato per l'ente minerario Di Cristina? Sì, credo di sì. Lei ricorda la data o comunque l'epoca di scioglimento del triunvirato? Signor Presidente, l'avvocato Lonzelli da Milano, chiedo scusa per l'interruzione, ma noi non abbiamo più il video.
degli Stati Uniti. Con l'occasione diamo atto della presenza dell'avvocato Luca Cianferoni. Sì, buonasera avvocato, il tecnico provveda per cortesia. Sospendiamo un attimo. Posso, grazie. Le dicevo, signor Mannoia, lei ricorda la data, o per meglio dire l'epoca, in cui fu sciolto il triumvirato e si ricostituirono le famiglie? No, con esattezza no. Io posso solamente affermare che io sono iniziato a far parte nel 75, nel primo mese del 75, le famiglie erano state ricomposte. Credo che siano state fatte qualche anno dopo, diciamo, nei primi del 70, quindi negli anni del 72, così 73. Non mi ricordo con esattezza la... Sì, ora quando dice 72-73... Credo proprio in quel periodo. Fa riferimento alla ricostituzione delle famiglie. Credo proprio in quel periodo successivo a queste vicende di cui stiamo parlando, proprio in quel periodo. Quando Stefano finisce la, diciamo, quando esce dal carcere dai 114, io già lo andai a trovare, ci conoscevamo già così, lui stava in clinica perché... diciamo già cercava per ottenere gli arresti domiciliari e cose, ma credo che nei primi anni, nei primissimi anni 70. La sua conoscenza con Salvatore Riina è precedente al suo ingresso in Cosa Nostra o ho mal capito? Sì, precedente, parliamo dei primi anni 70. Lei è in grado di dirci se quando conobbe Salvatore Riina era ancora funzionante il triumvirato o meno? Sì, ancora lo era perché mi ricordo che poi certamente l'ho saputo dopo. Dopo che c'è stata la cosiddetta prima guerra di Cosa Nostra nel 63, i membri della famiglia di Palermo Centro, di cui il rappresentante era Angelo La Barbera, i superstiti di quella famiglia sono stati aggregati da Stefano Bontate, e di cui il maggiore, diciamo, esponente di questi personaggi era Stefano Giaconia. E io con Giaconia, già dai primissimi, all'inizio del 70, io dormivo con lui, mi accompagnavo notte e giorno con Giaconia. E quindi, diciamo, ero, in qualche modo non ero, comprendevo sempre, gravitando insieme a loro, avevo modo certamente di capire qualcosa, ma non potevo capire tutto l'organigramma di Cosa Nostra, ma certamente riuscivo a percepire alcune cose. Quindi, se ho ben capito, e già io cominciai a partecipare a dei delitti. Le chiedo scusa, se ho ben capito, allora fino ai primi anni 70 il triumvirato funzionò, operò? Sì. Tornando un istante indietro e per completezza anche qui, il pubblico ministero le ha contestato alcune parti delle sue dichiarazioni dell'11 settembre 2001 e in particolare le pagine 10-11. Io le chiedo nuovamente, lei ha mai saputo da Stefano Bontade direttamente che fra i cadaveri da riesumare per scioglierli nell'acido vi era quello di Mauro De Mauro? Io ho appreso che appunto parliamo di quelle di cui abbiamo detto prima, sotto il ponte del Sette Bello, diciamo del ponte di Colleone si chiama, viene chiamato ponte Colleone questo. Lì sepolto anche Mauro De Mauro. Io le chiedo qualcosa di più, e cioè se Stefano Bontate le disse che anche il cadavere di Mauro De Mauro doveva essere
riesumato e sciolto nell'acido. Io mi ricordo che ci sono andato con Nino Bontade ed altri membri della famiglia e che l'ordine era di Stefano Bontade. Ora non mi ricordo se Stefano Bontade mi informò personalmente direttamente a me oppure no, questo non lo ricordo, ma che l'ordine era di Stefano Bontade. Presidente, è già stato contestato questo brano, io però lo rileggerei per lasciarlo in aderenza, in prossimità della risposta adesso data. Prego. Lei a pagina 11 dell'interrogatorio che ho citato poc'anzi, dice, riportando il discorso indietro, il Bontate mi riferì che una delle persone, il più importante che si doveva eliminare nel senso di fare l'utilizzo dell'acido, erano appunto Mauro De Mauro, perché coinvolgeva altri esponenti di altre famiglie, ma di questo discorso non ebbe esito perché non abbiamo riparlato più di questa situazione, perché di lì a poco tempo fu messo fuori famiglia Gaetano Badalamenti, vi era quasi una guerra in corso tra Corleonesi e Stefano Bontate, eccetera, e continua con altro. Quindi lei ricorda che si parlò espressamente del cadavere di Mauro De Mauro fra quelli che avrebbero dovuto essere riesumati per essere sciolti nell'acido? No, poi forse c'è un po' di confusione perché, vede, non c'entra niente, anche se da lì a poco sarebbe stato espulso Gaetano Badalamenti. Gaetano Badalamenti fu espulso nel 78. Ci siamo? Nel 70? Allora, in ogni caso non c'entra niente. E non c'entra niente con l'eventualità della posta fuori di Cosa Nostra di Gaetano Badalamenti con la riesumazione, perché dovevano fare dei lavori e quindi andavamo incontro anche a una situazione che questi operai potessero scoprire l'eventualità di trovare questi cadaveri e quindi in qualche modo questa cosa era molto grave. Sì. Quindi magari ci sarà stato un po' di confusione nei miei ricordi nel momento in cui ho fatto queste dichiarazioni, ma no. Alla luce di quello che io rifletto e dico e mi ricordo è questa. No, ma lei ricordava bene anche allora. Lei ricordava bene anche allora, perché ha prima fatto riferimento a quei lavori che si dovevano fare e poi ha detto ciò che le ho letto poc'anzi. Esatto. Probabilmente poi non... A me sembra di capire. E quindi sì. Le dicevo, a me sembra di capire che probabilmente poi non si provvide a questo adempimento perché iniziò una nuova guerra di mafia o comunque sorsero altri problemi. No, non è, anche se smentisco in maniera fosse temporanea come ricordo quella verbalizzazione a me stesso, ma non posso eliminare diciamo quello che ho già detto e che confermo e che dico, perché il fatto di Gaetano Badalamenti non c'entra niente, anche se noi camminavamo con le macchine blindate e che sì, si sarebbe potuta verificare una guerra di Cosa Nostra, ma ciò non è avvenuto perché c'è stata una pacificazione, perché hanno chiarito Salvatore Reina con Badalamenti e gli altri, che Stefano Bontate, le accuse che gli venivano portate in seno alla commissione, e Stefano Bontate non aveva responsabilità nei confronti dell'omicidio di Ciccino Madonia. E quindi non voglio dire che c'è sempre un errore di verbalizzazione perché sarebbe cattiveria, ma vorrei faccio chiarezza che sì, sono state riesumate al 100%, io ho partecipato e questo è quanto io mi ricordo, non è stato sospeso niente, quindi mi assumo le responsabilità, magari avrò detto una cosa in quel momento poco pensata, no? Non so che dirle. Presidente, io chiedo a questo punto alla Corte di poter completare la lettura del brano in modo tale che rimane così come a suo tempo fu lo faccia, prego. Registrato.
leggevo appunto fra le persone, mi riferì che una delle persone più importanti che si doveva eliminare nel senso di fare l'utilizzo dell'acido era appunto Mauro De Mauro, perché coinvolgeva altri esponenti di altre famiglie, ma di questo discorso non ebbe esito perché non abbiamo riparlato più di questa situazione, perché da lì a poco fu messo fuori famiglia Gaetano Badalamenti. Vi era quasi una guerra in corso tra Corleonesi e Stefano Bontate, perché ci hanno detto di dimettersi e lui non si voleva dimettere. Di questo caso non abbiamo parlato più con Bontate, ma so con certezza di quello che dico, e che Bontate mi parlò di questa situazione, che lui insieme ai fratelli Grado, per quanto concerne la famiglia di Stefano Bontate, erano coinvolti in questa cosa. Questo è ciò che a suo tempo il Mannoi ha dichiarato, perché è la trascrizione, quindi ritengo che sia ovviamente fedele la trascrizione, e probabilmente il discorso è appena appena un po' più confuso, ma io ho ricavato quella conclusione, cioè che poi sì, non se ne parlò più. Mi sembra di capire che, levata la parte che riguarda Badalamenti, il Mannoia resto conferma. Conferma, sì, per carità. Forse c'è in più oggi il fatto che chiarisce che in effetti si riesumarono i cadaveri, mentre qua sembrava a un certo punto che non se ne parlò più. In ogni caso, Mannoia ha ascoltato questa ultima precisazione dell'avvocato Crescimanno sul fatto della riesumazione. Lei oggi che cosa ha da dire? Conferma quanto ha già dichiarato, o no? Sì, prima che l'avvocato Crescimanno mi ponesse queste domande, all'inizio della mia testimonianza, senza che nessuno me lo chiedesse, io ho fatto cenno a questa località sotto il ponte vicino al Settebello e ho parlato di quelle circostanze, di quella riesumazione dei cadaveri, di quelle cose, tra cui c'era anche il cadavere di Mauro De Mauro. Quindi sì, io che posso dire alla signoria vostra? Posso soltanto confermare quello che adesso dico e che allora disse, con la diversità del fatto che la situazione di Badalamenti posto fuori famiglia è come se avesse fatto annullare quella situazione. Che vuole che le dica, signor Presidente? Va bene, è chiaro, va bene. Noi l'abbiamo fatto, prego. Al 100%. Andiamo avanti. È una cosa che mi costa. Benissimo. Non mi è stata detta e potrei prendere confusione. Io ho partecipato. Benissimo, Presidente. Quindi è chiaro che furono riesumati i cadaveri, e questa è la dichiarazione. Non ho nessun'altra domanda, grazie. I difensori dell'imputato, posso, prego. Posso fare una domanda? Avvocato Pivitteri, sì. Sono l'avvocato Pillitteri per la provincia regionale di Palermo. Buongiorno signor Mannoia. Mi scusi, durante le sue frequentazioni con Bontade e i luoghi dove lui si muoveva, ha mai incontrato un tale Vito Guerrasi? Il nome non mi è nuovo, ma non mi ricordo adesso, dottoressa. Sa se c'erano rapporti tra questo nome e Bontade? Le ripeto, il nome non mi è nuovo, no, non mi suona estraneo, ma no, non ho i ricordi chiari adesso. Però il nome certamente mi suona familiare. Nient'altro, finito. Avvocato Donzelli, avvocato Cianferoni, prego. Sentire una consultazione nell'ordine dei 5 minuti proprio. Va bene, possiamo sospendere per 5 minuti per consentirvi questa consultazione. Intanto l'interprete è pregata di dire ai Marshall di restare a disposizione, perché l'udienza proseguirà fra 5 minuti. Hello, I would like to inform the marshals that the hearing will go on in about 5 minutes. There is a short interruption. Va bene. Saranno pronti. Ci ritiriamo. E allora l'interprete può ristabilire il contatto con i Marshall perché venga reintrodotto nella saletta Marino Mannoia Francesco, in maniera che si possa proseguire l'esame. The court in Palermo is ready to begin the hearing again.
So if Mr. Francesco Marino Mannoia could sit down again, you would do us a favor. Thank you. The witness will be right in. Could you repeat that, please? I have the water here. Oh, okay. Please give me the water. Okay. I am ready. Possiamo proseguire con le domande poste dai difensori dell'imputato. Prego. Sì, signor Presidente, buonasera, sono l'avvocato Cianferoni. Buonasera, avvocato, può procedere senz'altro. Dunque, signor Mannoia, le chiedo, a proposito del triumvirato, vuole riferire quando, dovendo dare una data, si creò un triumvirato nella Cosa Nostra palermitana? Pronto, buonasera avvocato. Se io devo definire l'esatto, diciamo, periodo del triumvirato, sicuramente dobbiamo parlare dei primi anni 70 dopo la scarcerazione del processo di Catanzaro, quindi nei primi anni 70, all'inizio degli anni 70, fine 69. Quale fu la ragione che portò a un triumvirato, per quello che ne sa lei? Perché vi era stata, diciamo, la cosiddetta guerra fra la Barbera, fra il Greco, quindi nel 63 la famiglia di Torretta e tante altre. Vi era anche Michele Cavataio che faceva il doppio gioco, facendo sembrare che fossero, diciamo, i Torretta a colpire alcune componenti come della famiglia di Ciaculli ed altri, e quindi alcune famiglie poi si sono, la maggior parte delle famiglie sono state disciolte, e quindi necessitavano dei supervisori che controllassero l'andamento, la gestione di Cosa Nostra. Può dirmi, per quello sempre che lei ha avuto riferito, quali famiglie furono sciolte? Ma io quel che ricordo così, credo di ricordare appunto la famiglia di Torretta, la famiglia della Noce, c'era anticamente, c'era anche la famiglia di Palermo, di La Barbera. Ecco, non posso ricordare tutte le famiglie che sono state, diciamo, sciolte, ma lei ha conosciuto, molte famiglie sono state sciolte. Sì. Lei ha conosciuto Giuliano Liggio? Prego, non mi è giunta bene la voce. Ha conosciuto Luciano Liggio? Sì, io ho conosciuto Luciano Liggio prima a Milano, che lui se la, diciamo, gravitava nella fischietteria del zio di Giovan Battista Pullarà. Siamo nei primi anni 70. Poi l'ho conosciuto come detenuto in carcere, così. Mi scusi, si accavallano le voci, signor avvocato. Non ho capito perché si accavallano le voci. Anche in questo caso le chiedo, quando lei dice primi anni 70, è in grado di indicarmi un anno tra i 10 che compongono il 70 fino all'80 che lei ha visto Liggio a Milano?
Ma l'anno esatto, ribadisco, nei primi anni 70. Prima che lui fosse tratto in arresto, Sì. Lui, ecco, aveva rapporti con gli altri due del triumvirato, cioè con Badalamenti e con Bontade, il Liggio. No, io a Luciano Liggio non l'ho visto, diciamo, non l'ho visto né in compagnia né da Bontade né da, diciamo, non l'ho visto io personalmente in loro compagnia non l'ho visto. Ma a proposito delle persone che provenivano da Corleone, lei ha avuto spiegato Liggio il ruolo che avesse nel triumvirato e dopo di lui chi è arrivato e da chi l'ha avuto spiegato, in che circostanze? Io so che da prima ne faceva parte Luciano Liggio insieme a Bontade e Badalamenti. Liggio è stato tolto e hanno messo a Salvatore Reina. Adesso non mi ricordo i motivi per cui causarono, diciamo, la fuoriuscita di Liggio da questo giubileo. Senta una cosa, ma la vicenda dei Torretta e della Barbera, per quanto lei ricorda, quando finisce? Finisce dopo il periodo naturalmente del 63, stiamo parlando di quel periodo. Ma ci furono omicidi? Per esempio, come? Lei per contestualizzare la strage di Viale Lazio, di quando fu? La strage di Viale Lazio mi sembra che sia del 69 o l'inizio del 70, dove ha partecipato Bino Provenzano, Emanuele D'Agostino della nostra famiglia e Stefano Giaconia, che già la famiglia, che lui era della famiglia di Palermo Centro della Barbera, che era aggregato già alla famiglia di Stefano Bontade. Quindi io ribadisco, se mi vuole fare capire, diciamo, la domanda più precisa. Cioè, la domanda più precisa è appunto di datare per quanto possibile il funzionamento del triumvirato. E io le ho fatto la domanda sulla strage di Viale Lazio proprio perché la strage di Viale Lazio è, per quanto io ne sappia, il 10 dicembre del 69, quindi siamo alla fine del 1969. È giusto? E io alla signoria vostra gliel'avevo detto, e posso aggiungerle anche per quelle che sono i miei ricordi. No, la prego, avvocato, io sto cercando di fare il test, di ricordare quello che posso ricordare senza andare un po', diciamo, nell'ironia, mi scusi l'espressione. Posso ricordare anche che Francesco Madonia, poi diventato capo e rappresentante di Resuttana, è stato combinato perché ha appoggiato gli uomini che hanno commesso la strage di Viale Lazio, è diventato uomo d'onore in quel periodo. Ora, io non sono uno storico, oppure io conosco tutti i segreti di Cosa Nostra, quindi lei mi faccia le domande in base a quelle che sono le mie esperienze, io sarò felice di rispondere. Senta, è al corrente di un omicidio di un certo Francesco Di Martino? No, al momento non mi viene. Ecco, con riferimento sempre alla vicenda Torretta la Barbera. No, al momento non mi viene. So che si è sventato il ruolo di Pietro Torretta, che faceva anche lui da traditore,
ed è morto, purtroppo è morto di morte naturale, che dovevano ammazzare a due a casa di Pietro Torretta, uno è riuscito a fuggire, così si è scoperto che era lui che faceva il doppio gioco insieme, diciamo, a Michele Cavatai. Senta, è a conoscenza di notizie sull'omicidio di un certo Antonino Matranga? Sì, so questo nome, ne ho sentito parlare, ma non mi ricordo i particolari e i fatti. Ecco, io le dico, traendo spunto da atti a mia disposizione, dico per la Corte atti letterari, di letteratura giornalistica, chiedo scusa in questo senso, ma possono essere riscontrati. Questo omicidio è del 30 aprile del 1970. Io lo affermo io, ovviamente, non voglio indurre il teste in difficoltà. E vabbè, nesso di pertinenza, avvocato. Non ho particolari. Avvocato Cianferoni, sta ponendo domande su alcuni episodi omicidiari che non hanno formato oggetto dell'esame diretto del pubblico ministero. Vuole chiarirci quale nesso di pertinenza hanno queste domande con i temi che formano oggetto del processo? Vertono sul tema della datazione, per quanto possibile, del triumvirato. Sono fatti questi riconducibili alla fine del 1979, inizio del 1970, secondo, ripeto, dati a mia disposizione. Allora, attraverso l'evocazione di questi fatti, cercherei gradualmente, andando avanti poi nel tempo, di collocare appunto l'istituzione del triumvirato con i soggetti che ne facevano parte originariamente. Si dà per presupposta la responsabilità del triumvirato in relazione a questi fatti omicidiari? Mi consente la parola, signor Presidente. No, avvocato Cianferoni, risponda alla mia domanda. La prego. Non ho capito. Lei dà per presupposta la responsabilità dei componenti del triumvirato in relazione a questi fatti omicidiari? Mi faccia capire. No, parto dal presupposto che questi fatti omicidiari sono ricollegabili alla guerra tra i Torretta e la Barbera. E allora, siccome il Marino Mannoia dice che il triumvirato scaturisce e risolve la questione dei Torretta e la Barbera, vorrei contestualizzare appunto il triumvirato rispetto alla vicenda Torretta la Barbera. Va bene, proceda. Io non ho detto questo, signor Presidente. Presidente, grazie. Signor Presidente, mi scusi. Signor Presidente, sì, dica, Marino Mannoia, dica. Ho affermato questo. Se mi consente. Faccia la precisazione che intende fare. Ho affermato questo, innanzitutto, signor Presidente. Sì, e se mi consente vorrei dire, posso dire una cosa, signor Presidente, se mi consente? Prego, la può fare questa precisazione. Signor Presidente. Prego, la sento, prego. Sì, no, volevo dire una cosa. Sì, la scelta che ha fatto Marino Mannoia o qualche altro collaboratore, da che cosa sia dettata o meno, questo ha poca importanza, però è alla luce del sole che Marino Mannoia si trova qui e sta collaborando con la polizia e con le autorità e per quello nel modo che può. O spetterà alla Corte e a chi di competenza valutare se l'attendibilità o meno. Quello è io naturalmente ho fatto questa scelta di cui mi è costato il sangue e moltissimo dei miei familiari. Quello che non comprendo è che la maggior parte di queste persone che comandavano Cosa Nostra e che tuttora ancora dettano legge, come Pippo Calò, come Salvatore Reina in questo caso, danno queste notizie per il bagaglio, il frutto della loro esperienza,
dell'appartenenza a Cosa Nostra, che stanno dati particolari per chi le hanno vissute, e le danno all'avvocato, e le avvocate li usano come strumento, come se va bene, abbiamo compreso. Comunque noi non si, prendiamo atto di questa sua precisazione. Comunque non si deve porre il perché l'avvocato le faccia determinate domande, perché poi sarà la Corte a valutare il tutto. Prosegua, intanto io direi una cosa, ripristiniamo il collegamento in video prima che l'avvocato Cianferoni ce lo faccia notare, il tecnico provveda, e poi proseguiamo con il controesame delle difese, domanda per domanda. No, ma che escano allo scoperto, per carità, che invece di fare... La prego. Evitiamo ogni considerazione. Grazie Presidente. Senta, pronto? Sì, pronto, l'ascolto. Ecco, lei ricorda, procedendo nel tempo, il sequestro Cassina, ne ha parlato. A quella data il triumvirato c'era e chi ne faceva parte? Sì, c'era, era composto da Salvatore Leina, Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade. Questo sequestro L'avevo Cassina... già precisato. Questo sequestro Cassina, rispetto alla vicenda De Mauro che ci occupa, è anteriore, concomitante o successivo nel suo ricordo? Successivo. Ho anche precisato ci è stato fatto il regalo ai sposati e ai scapoli. Successivo. Ma di quanto? Non me lo ricordo con esattezza, ma dovesse dire dopo. Non mi faccia dire quello che non ricordo. Successivo. E basta. Senta, Salvatore Greco Cicchiteddu è una persona che le è nota? Sì, l'ho conosciuto. Poi hanno portato la salma dagli Stati Uniti a Ciaculli, quando lui è morto per morte naturale negli Stati Uniti. Era lui che comandava Cosa Nostra. Era lui che aveva detto e aveva lasciato detto di eliminare il dottor Reina. Questa persona sa se si incontrava con Luciano Liggio nei primi anni 70? Presidente, il pubblico ministero si oppone. Non vedo la rilevanza rispetto all'oggetto del nostro processo. La domanda è ammessa perché il nome di Salvatore Greco Cicchiteddu emerge da verbali acquisiti agli atti del processo. Prego. Buscetta in particolare ne parla. Prego. Sì, ecco, appunto, dicevo, se è a corrente, allora amplio il tema di incontri di Salvatore Greco Cicchiteddu con il Liggio negli anni 70, nei primi anni 70. Io non me le ricordo questi incontri, le ho detto solo che una delle sue venute in Sicilia, a Palermo, aveva appunto questo desiderio che Salvatore Reina venisse eliminato, perché era una persona che avrebbe distrutto Cosa Nostra. Questo dato quando è accaduto? Questo suo ricordo, in che anni siamo? Non mi ricordo con esattezza, avvocato. Ma rispetto al sequestro Cassina siamo negli stessi anni, dopo, poco, tanto dopo? Non mi ricordo con esattezza. Senta,
Sa se a Milano, oltre a Luciano Riggio, frequentassero locali vicini a, diciamo, a voi, tra virgolette, lei neanche faceva parte in quel momento dell'associazione, anche Badalamenti, Calderone, Buscetta? No, non me lo ricordo questi particolari. Ma lo esclude che Buscetta, Calderone, Badalamenti, Gerlando Alberti venissero a Milano? Dico venissero perché io ora sono a Milano. Oppure non lo sa? So che Gerlando Alberti frequentava moltissimo Milano, ma degli incontri delle persone che, di cui mi ha parlato, di questo non mi ricordo. È a conoscenza di rapporti con la città di Catania e persone della città di Catania da parte di Salvatore Greco Cicchiteddu, Stefano Bontade, persone diverse, quindi dica lei. No, mi ripeta la domanda per cortesia. A Catania avevano rapporti le persone palermitane in quegli anni? Sì, Luciano Ligio, anche Luciano Ligio aveva rapporti con Pippo Calderone, con la famiglia Calderone. Ecco. E poi Stefano Bontade e tanti altri. Ecco, siamo nei primi anni 70. Sì, nei primi anni 70, fino alla morte, diciamo, del Calderone, di Giuseppe Calderone. Quando Stefano Bontade allontanò da sé i componenti della famiglia Grado? No, non è che le allontanò, sono stati loro che si sono, diciamo, recate a Milano, dove avevano delle attività illecite e trascorrevano la maggior parte del loro tempo a Milano. E Stefano si lagnava di questo loro comportamento, ma certamente li chiamava, erano sempre a disposizione. Sa se componenti della sua famiglia frequentassero a Palermo il circolo della stampa? Sì, Pietro Loiacono, il nostro consigliere. Sa se questa persona avesse contatti e conoscesse Mauro De Mauro? No, questo non lo ricordo. Sa se Mauro De Mauro frequentasse il circolo della stampa? No, questo non credo di ricordarlo. Le fonti della conoscenza della vicenda De Mauro che lei ha, quali sono nominativamente, oltre a Stefano Bontade? Quelle che ho detto in precedenza, Stefano Bontade, Emanuele D'Agostino e componenti della nostra famiglia, Antonino Grado e Girolamo Teresi. Tutte queste persone, per quale motivo, quando lei entra a far parte della famiglia, dovevano parlare con lei di questo fatto? Perché sia io, Antonino Grado, Gaetano Grado, Girolamo Teresi, Emanuele D'Agostino, Salvatore Federico, Pietro Vernengo, Giovanni Bontade, eravamo una decina solo alle dirette dipendenze di Stefano Bontade, non dovevamo passare da nessun graduato, solo esclusivamente avevamo contatti diretti e prendevamo ordini solo da parte del rappresentante Stefano Bontade. E quindi eravamo
tutte affiatate. Sì, dico, ma perché anni dopo, diversi anni dopo, rispetto alla scomparsa, si doveva parlare del De Mauro? Perché, lo ripeto, eravamo una sporca decina, il quale eravamo affiatatissime alle dirette dipendenze di Bontade e avevamo tutto in comune. Sì, no, ho capito questo, quindi lei chiarisce perché riceveva le confidenze, ma la mia domanda è: come mai a distanza di anni ancora si parlava del De Mauro? Ma anche loro ricevevano le mie confidenze a voi. Ho capito, io non metto in dubbio in questo momento che lei abbia ricevuto le confidenze, la mia domanda è perché anni dopo, rispetto a una vicenda conclusa, se ne doveva parlare ancora? Perché si parla della De più e nel meno, ci sono cose che a volte uno ne può parlare, essendo fra le persone di grande fiducia, si può parlare di tante cose. Ho capito. Senta, per quanto riguarda la questione del triumvirato, tornando su questo punto, non ho capito, ma ho mancato la parte iniziale del suo esame, quindi può darsi lei lo abbia già detto, il motivo, per quello che ne sa lei, dell'allontanamento di Luciano Liggio. Ma adesso perché? Non mi ricordo il motivo, ma adesso non mi ricordo, ma lo sapevo, ma in questo momento non mi ricordo. Chiedo io su cosa nostra americana. Avvocato Donzelli, solo pochi chiarimenti, signor Presidente. Sì. Senta, per quanto riguarda gli interessi sottesi alla vicenda De Mauro, lei ha poc'anzi riferito di un interesse anche di Cosa Nostra americana. Ecco, può approfondirci questo punto? Se ne ha conoscenza? No, non sono all'altezza di approfondire, perché non ho particolari pari importanti o dettagliate per poter rispondere alla sua domanda. Ecco, ma questa sua affermazione... Un attimo soltanto, avvocato Donzelli, un attimo il video per cortesia. Prego. Sì, allora proseguendo su questa domanda, io stavo cercando di avere un chiarimento su questo interesse di Cosa Nostra americana. Lei ha poc'anzi riferito appunto di questo interesse. Ora vorrei capire se le è stato riferito da qualcuno o è stata una sua considerazione, e se vale questa considerazione, qual è stato il percorso che l'ha portata a sostenere questa frase. No, io considerazione su questi temi non ne faccio, e non avrebbero nessuna valenza in un'aula di giustizia. Io l'ho appreso, ma non mi ricordo adesso da chi e in quale circostanza ho preso questo interesse. Mi inserisco, signor Mannoia, le faccio notare che lei nel corso dell'esame del pubblico ministero ha detto che ciò l'ha presa nell'ambito dei discorsi con Federico e con Teresi. Sì, signor Presidente, poi in questo momento preciso, attuale, che ho dato la risposta, non mi ricordavo. Ma ho detto che sicuramente l'ho appreso e che non sono mie deduzioni, perché le mie deduzioni in aula di giustizia non contano. Sicuramente le ho apprese, ma nel momento esatto, ora, adesso, in questo istante, non me lo ricordavo. Avvocato Donzelli, prego. Non è che sono un computer, signor Presidente, mi perdoni.
Sì, signor Presidente, io vorrei capire dal test quali fossero i rapporti fra Bontate e Calderone. Ottimi rapporti. Senta, lei ha parlato di un interesse di Calderone alla vicenda Mattei. Può spiegarci questa sua affermazione? No, non ho particolari da aggiungere a ciò quello che ho detto. Ho appreso che Calderone aveva interesse su questa vicenda. Ma lo ha preso direttamente o l'ha preso da qualcuno? No, lo ha preso, come poco fa il signor Presidente giustamente mi ha fatto notare, lo ha preso dell'ambito ristretto dei nominativi di cui facevamo parte delle dirette dipendenze di Stefano Bontade. Quindi al momento non mi ricordo, anche se ci potrebbe essere un'altra contestazione. Ecco, ma che cosa le riferirono su quella vicenda? Io voglio precisare che vivo in America da quasi 17 anni, solo qualche anno trascorso in Italia. Io non ho neanche un pezzo di carta, neanche un pezzino, come viene definito negli ultimi tempi queste situazioni di appunti, di cose, quindi non sono un computer. Quello che vada, quando mi presento, scocca come l'asce raddoppia, io sono qua, non c'ho niente, nessuna cosa. Quello che mi sforzo la mente a poter ricordare qualcosa, ma non si vive una vita a cercare di ricordare tutto quello che uno ha passato, che sono milioni e milioni di vicende vissute in questa sporca appartenenza appunto nell'ambito di Cosa Nostra, che un tempo magari era meno sporca, poi è diventato un fango, scusate l'espressione. Quindi posso anche commettere qualche errore nell'esprimermi, questo me ne dispiace, ma non è certamente un falso. Andiamo avanti. Sì, sì, io vorrei anche approfondire il tema dell'interesse di Beppe Di Cristina alla vicenda. Lei ha riferito in termini abbastanza contenuti questo suo interesse, se li può spiegare alla Corte. No, io lo spiego anche a lei, le confermo come ho detto poc'anzi, ho appreso di questo ma non so particolare ulteriore da aggiungere. Io non ho altre domande, signor Presidente. Il pubblico ministero deve fare il riesame. No, Presidente, nessuna domanda. Posso... Avvocato Cianferoni, prego. Sì, una richiesta istruttoria. No, la richiesta la facciamo dopo. Proseguiamo e concludiamo l'esame, anzitutto anche con le domande eventuali della Corte, che non abbiamo terminato. Poi le richieste le faremo dopo. Va bene? E allora, il pubblico ministero non deve intervenire. Volevo chiedere qualche cosa al Mannoia. Anzitutto, lei ha parlato... di un Nino Bontade come una delle persone presenti alla riesumazione dei cadaveri sotto il ponte del fiume Oreto. Ma questo Nino Bontade chi era effettivamente? Nino Bontade c'è una parentela con Stefano Bontade, ma i nomi sono differenti. Nino Bontà, mentre Stefano Bontade... Ah, Nino Bontà, ho capito. Nino Antonino è Bontà, Stefano è Bontade, ma sono cugini, o non mi ricordo da parte della moglie di Stefano, o comunque sono cugini, ed era il capo decina. Poi dopo l'eliminazione di Stefano Bontade ha assunto anche il ruolo di reggente, uno dei reggenti della famiglia. Senta, poi ha parlato del fidanzamento fra Beppe Di Cristina e una sorella di Stefano Bontade. Lo può collocare nel tempo questo fidanzamento? Ha detto che poi questo fidanzamento è cessato, ma vogliamo collocare nel tempo la durata di questo rapporto?
Con esattezza io non posso essere chiaro, perché poi questa donna è morta quando io già sono entrato a far parte di Cosa Nostra, e con Stefano siamo andati dapprima all'ospedale. Mi ricordo appunto che erano fidanzati, o quantomeno erano fidanzati in precedenza, perché poi la sorella era sposata. Credo alla fine degli anni 60, dalla metà degli anni 60 in poi, in questo periodo così, ma non vorrei sbagliare, signor Presidente, perché non erano fatti di cui io destavo molta attenzione nel ricordare bene. Ma questo è certo, con assoluta certezza, che sono stati molto tempo fidanzati. Ma anche dopo la rottura, anche dopo la rottura del fidanzamento, i rapporti fra Bontade e Di Cristina si mantennero buoni, almeno per un certo periodo, ce lo conferma? Sì, sì, lo conferma al 100%, perché io ho avuto modo di vedere Peppe Di Cristina dopo che la sorella di Stefano si era anche sposata e avevano buonissimi rapporti. Senta, quali rapporti intercorrevano tra il triunvirato e gli esponenti di Cosa Nostra a livello regionale che lei ha individuato in Beppe Di Cristina e Pippo Calderone? C'era una gerarchia? Che tipo di rapporti c'erano? No, la decisione finale spetta sempre, diciamo, nei tempi successivi alla commissione, diciamo, quanto concerne quella provinciale, naturalmente spettava sempre alla commissione palermitana, diciamo, prendere e dare i consensi per fatti di natura e di una certa eclatanza sociale. Ma loro potevano certamente disporre nel controllo delle altre famiglie e quindi avere anche loro delle responsabilità superiori alle normali famiglie dei comuni, diciamo, delle periferie, sia diciamo quanto concerne Catania, Trapani, Agrigento e via discutendo, tutte le regioni, diciamo, della Sicilia. Ma la decisione finale aspettava sempre la commissione, e in quel caso quindi il ciunviato aveva anche il controllo, diciamo, su questa situazione. La decisione finale aspettava il ciunviato. Senta, ma Beppe Di Cristina rivestiva una carica in ambito regionale, lei ne ha parlato come rappresentante di Riesi, poi ha detto anche, ha aggiunto che era un responsabile a livello regionale, vuole essere più preciso? Sì, era rappresentante di Riesi ed era il rappresentante provinciale. Credo prima di Calderone, in questo posso fare confusione, e poi poi c'è stato Giuseppe Calderone. Sì, ma lei, scusi, Riesi, lei sa dove è ubicato il paese di Riesi, in quale provincia? Sì, in provincia di Agrigento. Provincia di Agrigento? E quindi, mi scusi, il Di Cristina era responsabile provinciale di Agrigento o di un'altra provincia? Mi faccia capire meglio. No, di tutte le province che riguardavano la Sicilia, diciamo, occidentale, orientale, adesso tutta quella parte di là, perché a Trapani vi era, da parte del Trapanese vi erano come si chiamano? I Rimi, il fratello, il più grande dei Rimi.
Senta, vuole spiegare alla Corte quali rapporti intercorrevano tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra siciliana? Ma mi era, diciamo, in poche parole, la tipologia, la natura dell'organizzazione è similare. E a volte vi erano dei scambio di favori, anche se giustamente in America avevano una mentalità più aperta, ma per esempio il fatto della commissione è stato una novità importata da Cosa Nostra americana. Vi erano dei favori anche delle persone, come nel caso che è stato citato poc'anzi, di Chiaschitello ha trascorso dopo la guerra del 63 è andato via negli Stati Uniti e tanti altri componenti del palermitano, del siciliano sono andati via negli Stati Uniti e quindi vi è stato da sempre un tipo di collaborazione, di cooperazione. Senta, lei ha parlato genericamente della morte di Mattei, ma io le chiedo, lei sa come è morto Mattei? E innanzitutto le chiedo, sa chi era Mattei? Sì, quello che io ho preso come Mattei l'ho preso come tutti i normali cittadini attraverso, diciamo, i telegiornali, la stampa e queste cose così. Ma io non ho mai conosciuto Mattei, non so, diciamo, niente che possa portare a qualche particolare diretto sulla sua particolare apprese come una normale persona. Senta, a proposito dell'interesse prevalente, lei ha detto, di Stefano Bontade e di Gaetano Badalamenti alla morte di De Mauro. Lei ha indicato tre ragioni che glielo fanno ritenere. La prima perché il fatto fu commesso a Palermo, la seconda perché il De Mauro venne seppellito nel vostro territorio, poi ha parlato di altri svariati motivi per cui non ha i ricordi lucidi. Io volevo sondare la sua memoria su ciascuno di questi punti. Primo, il fatto che fosse stato commesso a Palermo, perché a suo giudizio è significativo di un interesse prevalente di Bontade e di Badalamenti, ma appunto De Mauro non abitava a Palermo e quindi non poteva che sparire a Palermo, le chiedo. No, signor Presidente, no, per questo motivo. Certamente come situazione logistica era molto più facile rispetto a persone che vivono a Cosa Nostra di Colleone o di altre componenti di fuori famiglia e potersi muovere o comunque conoscere le abitudini e queste cose. È una situazione logistica semplicemente in questi termini. E quindi lo stesso per quanto riguarda il seppellimento in territorio della vostra famiglia? Quanto riguarda il seppellimento è perché, diciamo, naturalmente Stefano Bontade e diversi componenti della famiglia Bontade hanno partecipato in questa cosa e per forza maggiore, essendo che Bontade aveva grandi tenute di terreno e comodità, forse un po' di più rispetto agli altri del capoluogo, allora ci ha avuto questa, diciamo, possibilità in più di fare questo, ma io non posso rispondere su questo perché non, e sugli non altri motivi dire, sugli altri motivi che lei sugli altri motivi ci sa dire qualche cosa? Quale motivo? No, lei stesso durante l'esame ha accennato ad altri svariati motivi in relazione ai quali al momento non ha i ricordi lucidi. Ora io le chiedo se è in grado di dare qualche ulteriore precisazione in relazione a questi motivi. No, signor Presidente, veda, io non è che mi voglio tirare indietro. No, capisco, lei non li ricorda, va bene. No, veda, signor Presidente,
fare questo è finita come un mestiere. Prima da giovane facevo il meccanico, poi mi sono avventurato in questa avventura. Adesso ho continuato a sbagliare nel fare questa scelta di collaboratore di giustizia, e mi sta pesando moltissimo. Mi auguro a più presto che ponga fine anche alla mia vita. E allora, quando uno si trova di fronte a un tribunale con persone ad alto livello come corte d'assise, o anche se è un tribunale, persone che ci giudicano prima in terra e poi sarà Dio a giudicarci, ci sono delle cose che, la prego, non devono apparire come una reticenza. Ma io vengo da moltissimi... Ma non lo stiamo interpretando in tal senso, caro signor Marino Mannoia. No, lei, la signora Vostra, vuol dire, lei vuole occultare certe cose. Io le posso dire semplicemente, non essendo sicuro, perché vengo da molte situazioni scottanti, non essendo sicuro al 100%, perché se dico qualcosa alla signora Vostra ha il dovere, naturalmente, come organo supremo, di approfondire e dire lei perché dice questo. Se io per esempio dico c'entra la politica, un esempio sto facendo, lei mi dice e come sa queste cose? E chi gliel'ha detto? E quale politica? E quale cosa? Allora io voglio dire solo le cose di cui posso andare fino in fondo. Abbiamo compreso, va bene. La mia mente non è più fresca quella di un tempo. Prendiamo atto di questa sua precisazione. Grazie, signor Presidente. Qualche domanda del consigliere Alatere, e così ultimiamo l'esame, prego. Signor Mannoia, lei sa dove fu sequestrato De Mauro? Non con esattezza, adesso non lo ricordo. Cioè, più o meno, o non se lo ricorda completamente? Lei mi parla... No, al momento non mi ricordo come via, come posto, no, al momento non me li ricordo con esattezza, ma lo sapevo certamente, ma al momento non me lo ricordo. Lo sapevo al 100%, ma al momento non me lo ricordo. Lei ha fatto i nomi di alcuni uomini della famiglia di Santa... Lei ha fatto i nomi di alcuni uomini della famiglia di Santa Maria e Gesù che avrebbero partecipato al sequestro De Mauro. Sì. Ma gli è stato detto se parteciparono anche altri uomini d'onore, cioè uomini d'onore di altre famiglie? No, di questo io non ho ricordi, non ho approfondito, ma sicuramente sì. Ma le dico la verità, quando mi scusi se sono un po', diciamo così, articolato. Quando una persona per bene, un cittadino, può succedere un litigio, una qualcosa, e uccide una persona, rimane impressa per tutta la vita. Quando una persona che vive in Cosa Nostra e che purtroppo per motivi vari ha partecipato a svariate situazioni disonorevoli, per tanti di quei crimini, tante di quelle cose, che si ci fa il callo, ma in una maniera peggiore di quando si va in guerra in Vietnam, non si va più a pensare i particolari, queste e tutte queste altre cose. A volte si parla fra di noi interessandoci solo delle cose più importanti. Poi se abbia partecipato Bino Provenzano o Luca Bagarello, questo e quell'altro, onestamente non me le ricordo e non posso fare nomi di cui non sono sicuro di ricordare. Allora, signor Mannoia, la domanda mirava ad appurare una circostanza molto semplice. Io ho cercato di formularla nel modo meno suggestivo, e cioè la circostanza era questa: le risulta e a conoscenza, a notizia del coinvolgimento di altre famiglie mafiose nell'organizzazione e nell'esecuzione materiale del sequestro De Mauro? Certamente sì, ma al momento non mi ricordo, le giuro sui miei figli, i nominativi di queste persone, ma le posso giurare allo stesso tempo al 100% sui miei figli che lo sapevo e c'erano partecipazioni di altri membri, ma non me lo ricordo a questo momento. Va bene. Senta, lei ha detto, rispondendo
a una domanda in controesame che Pietro lo Iacono, che era della famiglia di Santa Maria di Gesù, frequentava il circolo della stampa a Palermo. Sì. Ma lei conosce questo circolo? Che notizie ha di questo circolo? E come mai Pietro lo Iacono frequentava? No, io ne sentivo parlare da lui. E che cosa si faceva in questo io circolo? Io lo sentivo da... Scusi, se a cavallo... Prego, prego, no. Io conoscevo Pietro lo Iacono, ma prima ancora che fosse iniziato in Cosa Nostra, lo conoscevo molti anni prima, addirittura pure lo andavo a trovare a Bologna, che una volta potta portare la buon'anima di mia sorella per una situazione di ortopedia lì a Bologna, per una situazione del braccio. Eravamo in buonissimi rapporti, poi sono entrato in Cosa Nostra con Pietro lo Iacono. Non era una persona sanguinaria, non era era una persona che gli piaceva frequentare la Palermo bene, e sì, aveva il vizio delle carte e quindi gli piaceva giocare a carte e queste cose così, e quindi lui frequentava questi posti, diciamo, un po' particolari della Palermo bene, anche per questo suo, diciamo, vizio di giocare a carte, ma certamente con persone di una classe sociale, diciamo, anche con persone aristocratiche. Quindi, da quello che si capisce da questa sua risposta così articolata, il circolo della stampa era un luogo di ritrovo della Palermo bene dove si giocava a carte, è così? Sì, Pietro lo Iacono poi aveva un negozio di tessuti, era di buona famiglia. No, ma a me interessava quello che lei sa sul circolo della... Scusi, parenti. Scusi signor Mannoia, mi interessava sapere quello che lei sa sul circolo della stampa. Sì. Sì. E no, so solo quello che mi diceva Pietro lo Iacono, io non ci ho mai messo piede. E le diceva solo che era un posto dove si giocava a carte. No, lui non ci andava solo per giocare, frequentava anche la Palermo bene, gli piaceva anche stare in compagnia della Palermo bene. Ho capito. Sa se Emanuele D'Agostino frequentasse anche lui il circolo della stampa? Le carte incarnato completamente, lui frequentava dai bassi fondi anche ai posti, diciamo, importanti, dove si organizzavano anche delle partite a carte anche tra gente abbastanza, diciamo, nel sociale, come dottori, avvocati e altre cose. E anche lui frequentava, diciamo, ma saltuariamente, non come Pietro lo Iacono, il circolo della stampa. Ho capito. Senta, Stefano Bontate aveva rapporti specifici, diretti o indiretti, con Cosa Nostra Americana? Sì. Può dirci qualcosa? Tutta l'eroina che noi, la morfina che noi raffinavamo insieme agli Inserillo, veniva spedita tutta negli Stati Uniti. Poi Stefano Bontate ha avuto un ruolo anche insieme a Totò Inserillo nel caso Sindona, e vi erano buonissimi rapporti appunto con la famiglia Gambino, soprattutto. Quindi i suoi contatti erano soprattutto con esponenti della famiglia Gambino? Sì, soprattutto. Senta, lei conosce un certo, o ha mai sentito parlare di un certo Angelo Bruno? Sì, il nome non mi è nuovo, ma adesso non mi ricordo particolare, ma il nome non mi è nuovo. Ha sentito parlare del senatore Graziano Verzotto? Ma
sono nome comune, ma non mi ricordo particolare. Nulla di particolare. Cioè, nome noti, voglio dire, mi scusi. È un nome noto, ma no, non mi ricordo. E a conoscenza di rapporti tra il senatore Verzotto e Giuseppe Di Cristina? No, non mi ricordo di questi rapporti. Senta, lei ha detto di avere partecipato personalmente alla riesumazione dei cadaveri nei pressi del bar Settebello. E tra i cadaveri o i poveri resti, insomma, c'erano anche quelli di De Mauro. Ecco, questa notizia, questa cosa gli fu detta in quell'occasione? Sì, ma non ero... In occasione di quella riesumazione? No, mi fu detta sia da... No, mi fu detto... In quell'occasione da Nino Bontade, ma certamente non erano raffigurabili. Ho raccontato brutalmente quello che abbiamo trovato e non so se abbiamo trovato tutto, perché non è che si poteva mettere a scavare tutto là. E in quell'occasione è stato riaffermato, ma in precedenza ne avevo sentito parlare, appunto, che lì c'era sepolto, come tanti altri, diciamo Mauro De Mauro. Cioè lei ne ha sentito parlare prima ancora di quella... L'aveva affermato prima anche. Lei l'aveva sentita questa notizia prima ancora, sì, di fare quella riesumazione? Sì. Senta, lei è al corrente di un coinvolgimento di Cosa Nostra nel cosiddetto golpe borghese? Ma io di questo ne ho avuto solo un sommario accento. Poi io sono stato detenuto nel maxi processo e il signor Luciano Ligio, perché vede, ci sono ruole e ruole. Quando chi comanda fa legge, dice il proverbio, e quando una persona come Luciano Ligio è soverso, anche per questo sono stati alcuni dei motivi, forse è stato tolto a ciumbiario, si fa protagonista di questa cosa che in effetti è veritiera, perché ci sono stati incontri a Catania con Pippo Calò, Luciano Ligio, questo e quell'altro, per questo colpo di Iulo Valerio Borghese. Il discorso è finito quando dovevano mettersi la fascia per farsi riconoscere appunto che appartenevano a Cosa Nostra. E Luciano Ligio l'ha sbuttanato, l'ha detto chiaramente in aula. Io ero lì imputato, non potevo non ascoltare questa situazione. E Luciano Ligio ha detto come se aveva salvato l'Italia questa sua, col suo gradasso, perché ci sono persone che nella vita hanno una menomanza fisica e fanno del bene. Luciano Ligio era un sanguinario, è nato un criminale e lo manifestava in tutte le occasioni. È stato uno dei primi a uccidere le donne. Poi ha lasciato questa eredità al suo prediletto Salvatore Reina, che ha fatto ammazzare mia sorella, mia madre e mia zia, povere donne. Ma il primo a uccidere a casa di un uomo d'onore a Milano una donna che era in compagnia di quest'uomo è stato proprio Luciano Ligio, e quindi al maxi processo ha detto che lui ha salvato l'Italia perché non ha aderito al golpe di Iulio Valerio Borghese. Il signor Reina si sta chiedendo, diceva, questo come fa a ricordarsi tutto questo cavolo di cose? Signor Mannoia, ma il punto è, quella fu la prima occasione in cui lei ha sentito parlare di un coinvolgimento di Cosa Nostra nel golpe borghese? Cioè prima non ne aveva mai sentito parlare? Per la prima volta l'ha sentito da Luciano Ligio in aula? No, ne avevo sentito parlare in precedenza, così, con qualche accenno, in parte un po' deprimente, in parte con qualche soddisfazione di qualcuno. Ma era tutta una cosa di fare un colpo di Stato, per cui Cosa Nostra doveva avere questa coinvoltura per tenersi, diciamo, alcuni posti importanti, diciamo, nel controllo, quando ciò sarebbe andato a buon fine,
nell'ambito diciamo di sindaco, altre cose, questo e quell'altro, cose che mentalità, a volte si criticavano queste cose, qualcuno ne parlava in positivo, qualcuno in negativo. Ma si ricorda mentalità da chi? Diverse che si possono incrociare. Si ricorda, signor Presidente, da chi ne ha sentito parlare? Se lo ricorda? Sì, ne sentivo parlare nell'ambito della mia famiglia, nell'ambito anche Pippo Calderone quando veniva, perché Pippo Calderone aveva avuto un'operazione alla gola, parlava con uno strumento che lo metteva nella gola e allora ci diceva Stefano, parlava di certe cose e magari Stefano ci diceva sì ma no, c'erano diverse vedute di questa situazione che poi è stata una cosa che credo che si riferisca al 70, quindi sono cose che io ho preso dopo, non in maniera dettagliata nel periodo storico che si dovevano attuare. Su questi temi, pubblico ministero. Soltanto qualche domanda di precisazione. Quindi per quello che lei ha saputo, proprio in relazione a queste ultime domande sul coinvolgimento di Cosa Nostra nel cosiddetto colpo borghese, quindi che lei sappia, vi fu un dei contatti con gli organizzatori del colpo borghese da parte di mafiosi siciliani non palermitani? No, mi scusi la domanda, signor procuratore. La domanda lei sa... Contatti attraverso chi? Mi scusi. Diceva, la domanda è relativamente a questo coinvolgimento di Cosa Nostra nel golpe borghese. Lei sa se vi sono stati quindi dei contatti fra, diciamo, Cosa Nostra ed ambienti esterni a Cosa Nostra? A prescindere da quello che ha preso nell'aula del maxi processo, Sì, no, quella l'ha esclusa, quella è stata una parabola, quella del Marchese Francesco. Io ho saputo che c'erano degli incontri, soprattutto a Catania, da Pippo Calderone, dove ci andava Luciano Ligio, non mi ricordo adesso chi, avevano delle riunioni lì a Catania, proprio a casa di Pippo Calderone. Io non capisco certe cose, e capisco che le domande vengono poste in questo momento storico a questa udienza, perché fa parte di questa udienza e qui c'è una persona che si chiama Mannoia che sta ponendo la sua testimonianza, ma abbiamo un pentito come Nino Calderone, ci siamo, e sarà non si preoccupi, sentiremo anche Calderone, va bene. In base a questo altro processo, nel processo in cui stiamo celebrando, e forse c'è qualche altro pentito che ancora è vivo denominative. E allora io dico questo, io mi ricordo solo dei particolari che facevano degli incontri, ma non so altro, perché non mi interessavano. Va bene. Poi quindi lei sa di questi incontri. Scusate. No, prego. Lei sa questi incontri a Catania. Lei sa, io comunque le domande gliele pongo, se vi furono anche dei viaggi fuori dalla Sicilia di uomini d'onore siciliani, sempre in relazione al colpo borghese, lei può rispondere sì o no? No, non mi ricordo, le dico la verità, con sincerità, non mi ricordo. Senta, un'ultima domanda e da parte mia abbiamo finito. In relazione al circolo della stampa, lei ha fatto riferimento prima alla frequentazione di Pietro Lo Iacono, poi anche quella di Emanuele D'Agostino. Sa quindi se era un luogo frequentato anche da altri uomini d'onore? No, io questo non lo so. So che Pietro Lo Iacono era molto assiduo. Invece il Emanuele D'Agostino, perché Lo Iacono sapeva conoscere i suoi limiti. Invece il D'Agostino era molto accanito, tante volte ha preso dei rimproveri da parte di Bontade per farla finita con questo gioco per lui era un gioco d'azzardo, invece per Lo Iacono era uno sfogo, diciamo così, un passatempo.
Non mi ricordo se ci andava pure al Ciume d'Onore, che avevano una pasticceria, adesso non mi ricordo il cognome. Qualche altro sì, di persone vicine allo Iacono sì, ci andavano. Va bene, grazie. Le parti civili? Nessuna? Difensori? No, non per quanto riguarda l'esame, Presidente, proprio una richiesta istruttoria. Va bene, allora chiudiamo l'esame. E allora possiamo considerare chiuso l'esame? Mi chiamo Francesco Marino Mannoia, nato a Palermo 5 marzo del 51. Benissimo, risolviamo preliminarmente il problema della veste che deve assumere il Marino Mannoia in questa sede.